Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dalla pastora Erika Tomassone. Buongiorno, amici, amiche, sorelle e fratelli. Ben ritrovate a questo culto, all'inizio della nostra settimana. Vogliamo invocare su ognuno e ognuna di noi e su noi tutti insieme la presenza del Signore. Pace a voi, da Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, che rinnova di giorno in giorno le sue promesse e fa scendere la sua benedizione su ciascuno e ciascuna di noi. Amen. Leggiamo dal Salmo 119. Per sempre, Signore, la tua parola è stabile nei cieli. La tua fedeltà dura per ogni generazione. Tu hai fondato la terra ed essa sussiste. Tutto sussiste anche oggi, secondo le tue leggi, perché ogni cosa è al tuo servizio. Se la tua legge non fosse stata la mia gioia, sarei già perito nella mia afflizione. Mai dimenticherò i tuoi precetti, perché per mezzo di essi tu mi dai la vita. La tua parola è una lampada al mio piede, una luce sul mio sentiero. Preghiamo. Signore Dio nostro, ti ringraziamo perché in questo momento possiamo essere insieme per invocarti, per ascoltare la tua parola di vita. Vieni ora tu stesso in mezzo a noi, risvegliaci, dacci la tua luce, sii tu il nostro maestro e il nostro consolatore. Parla tu con ciascuno di noi, in modo tale che ognuna oda e riconosca ciò che tu vuoi dire. Concedi a noi e a coloro che in tutti gli altri luoghi del mondo si riuniscono oggi come la tua Chiesa, conoscenza, speranza, una chiara testimonianza e un cuore felice. Per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Leggiamo nel Vangelo di Luca, al capitolo 18, i versetti da 1 a 8.
Gesù propose loro ancora questa parabola per mostrare che dovevano pregare sempre e non stancarsi. In una certa città vi era un giudice che non temeva Dio e non aveva rispetto per nessuno. E in quella città vi era una vedova, la quale andava da lui e diceva: «Rendimi giustizia sul mio avversario». Egli per qualche tempo non volle farlo, ma poi disse fra sé: «Benché io non tema Dio e non abbia rispetto per nessuno, pure poiché questa vedova continua a importunarmi, le renderò giustizia, perché venendo a insistere non finisca per rompermi la testa». Il Signore disse: «Ascoltate quel che dice il giudice ingiusto. Dio non renderà dunque giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a lui? Tarderà nei loro confronti? Io vi dico che renderà giustizia con prontezza. Ma quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra?» Carissime e carissime, il torto subito fa chiedere giustizia. Ci sono torti privati, ci sono grandi torti collettivi e pubblici. E nella nostra esperienza, sia del Novecento, ma anche già di questo nuovo millennio, sappiamo che il mondo, anche l'Italia, è piena di persone che con perseveranza hanno continuato a chiedere giustizia. E in genere la richiesta di giustizia è durata a lungo e ha dovuto superare derisioni, insabbiamenti e vergogne pubbliche di vario genere. Vi ricorderete della strage nazifascista di Sant'Anna di Stazzema e il famoso armadio della vergogna, dove i documenti nella nostra neonata Repubblica furono accuratamente nascosti. Vi ricorderete quella schiera di testimoni anziani ormai e sopravvissuti da bambini all'uccisione dei loro genitori, dei loro nonni, dei loro fratelli, sorelle. Andare con perseveranza ad ogni udienza del Tribunale Militare di La Spezia e chiedere giustizia. Una giustizia tardiva, ma che alla fine era arrivata. Troppo era il clamore pubblico. La giustizia che richiedono i deboli fa arretrare l'ingiustizia dei prepotenti e prevale alla fine. Questa, dice Gesù, è la forza che sta nella preghiera. Nel testo che abbiamo letto questa mattina, ciò che è in discussione è l'esistenza dell'ingiustizia e l'esistenza di giudici ingiusti. Ciò che non è in discussione, invece, nel nostro testo, è la prontezza di Dio a rispondere al grido che sale verso di lui e che chiede giustizia. Ciò che è al vaglio in questo testo è la nostra prontezza nel riconoscimento della prontezza di Dio a far giustizia. In questo senso, la preghiera è paragonabile al grido di giustizia della vedova.
Se di fronte hai un Dio pronto a renderti giustizia, ma perché non gridi a Lui? Questa è una dimensione della fede, la preghiera a Dio per la giustizia. E da qui la domanda che fa Gesù. Quando il Signore tornerà e manifesterà tutto il suo potere, troverà ancora la fede su questa terra? Potremmo rispondere così: troverà la fede se troverà la preghiera costante che riconosce l'ingiustizia e il male e grida a Dio. Troverà la fede se non si troverà davanti persone adattati all'ingiustizia, anzi complici dell'ingiustizia. Senza la fede che prega, che invoca, che aspetta la giustizia di Dio, che cosa sarebbe il mondo? Sarebbe, com'è, il massacro tra ingiusti, dove i deboli soccombono o sperano di farsi forti per creare altri deboli. Vittime, carnefici, carnefici e vittime. Il mondo ha però bisogno della fede che riconosce l'ingiustizia e la presenta a Dio. Se non invochiamo la giustizia di Dio, il mondo resterà intrappolato nella sua ingiustizia a partire da noi. Così fede è perseveranza nella preghiera incessante per la giustizia, in attesa che Dio renda a tutto ciò che è debole, perdente, trascurato, cancellato, silenziato il posto d'onore, abbattendo i prepotenti ed i malvagi che credevano di avere la meglio, e che Dio farà tutto questo secondo la sua promessa. Amen. Thank you.
Dio nostro, agisci in noi e trasformaci. Le nostre mani rimangono prive di forza se tu non ci sostieni. Le nostre azioni, i nostri progetti e i nostri intenti si perdono nel vuoto senza la tua presenza. Ti preghiamo, a quanti soffrono la solitudine, il dolore e l'angoscia dell'ingiustizia, offri persone disponibili. Usa anche noi per portare consolazione e conforto a coloro che affrontano la vita come se fosse una montagna che è impossibile valicare e scalare. Manda noi a coloro che non sanno più quale strada intraprendere, quali scelte fare. Manda noi per ridare coraggio agli sconfitti e speranza ai delusi, per portare il tuo amore a quanti non sanno più trovare la via della riconciliazione. Manda noi, Signore nostro, affinché possiamo essere gli uni per gli altri messaggeri del tuo amore. Noi ti preghiamo nel nome di Gesù, che ci ha insegnato a pregarti così. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, anche in terra come fatta nel cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. E vogliamo salutarci alla fine di questo culto, invocando su di noi la benedizione del Signore. Il Dio della pace vi renda perfetti in ogni bene, affinché facciate la sua volontà e operi in voi ciò che è gradito davanti a Lui per mezzo di Gesù Cristo. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Avete ascoltato il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è stata curata dalla pastora Erika Tomassone.